2013 sono 34.644.000 le persone che hanno consumato almeno una bevanda alcolica nel corso dell'anno. Questo dato è sostanzialmente stabile rispetto al 2012, ma in costante decrescita se confrontato a 10 anni prima. I consumatori giornalieri sono il 22,7% della popolazione, in forte diminuzione rispetto al 2003, quando erano il 31%. I consumatori occasionali di bevande alcoliche e i consumatori fuori pasto sono invece in aumento. Oltre alle abitudini, cambiano anche i gusti. Il vino e la birra sono sempre le bevande preferite, ma tra i giovani aumenta il consumo di aperitivi, di amari e di superalcolici. Se volgiamo l'attenzione al consumo a rischio di alcol, sono 7.144.000 i bevitori non moderati, pari al 13,2% della popolazione. Il consumo a rischio di alcol è sostanzialmente stabile rispetto al 2012, ma in controtendenza rispetto alla decrescita che si era registrata negli ultimi 2 anni. I comportamenti a rischio sono sostanzialmente di 2 tipi: il consumo giornaliero non moderato tipico degli anziani e gli episodi di ubriacatura, ovvero il binge drinking, più diffuso tra giovani e adolescenti. Gli episodi di ubriacatura, ovvero il binge drinking, sono legati soprattutto alla sfera della socializzazione. I luoghi in cui maggiormente si eccede con le bevute sono il bar, la birreria o il pub, la casa propria di amici o parenti o la discoteca. Ora un breve flash sul consumo di bevande alcoliche tra gli stranieri. La percentuale di consumatori è sensibilmente inferiore a quella degli italiani e pari al 56,2%. Tuttavia, valori superiori alla media si registrano per le comunità dell'Est Europa. I consumi a rischio riguardano invece il 13,2% della popolazione straniera. Fra questi, il 5,4% ha un consumo giornaliero di alcol non moderato e il 9,3% eccede con gli episodi di ubriacatura.